Il rito della lavanda dei piedi ci ricorda il gesto umile di Gesù, che proclama il primato di chi serve il prossimo. Gesù prefigura la sua passione. Gesù che lava i piedi ai discepoli richiama anche l'Eucaristia, dove prosegue il servizio di amore. Richiama insieme la purezza di cuore per prendervi parte e infine il sacramento del battesimo che lava la colpa e rende commensali di Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Leggiamo insieme l'antifonario. Il Signore si alzò da tavola, versò acqua in un catino e incominciò a lavare i piedi ai Suoi discepoli. Se io, Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, tanto più voi li dovete lavare gli uni gli altri.
insieme. Il Signore si alzò da tavola, versò acqua in un catino e incominciò a lavare i piedi ai Suoi discepoli. Se io, Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, tanto più voi li dovete lavare gli uni gli altri. Preghiamo. O Dio, giusto e buono, ricordando il castigo che Giuda trovò nel suo stesso delitto e il premio che il ladro ricevette per la sua fede, ti imploriamo che arrivi fino a noi l'efficacia della tua riconciliazione. E come a quelli fu data nella passione redentrice la ricompensa secondo la disposizione del loro cuore, così a noi, liberati dall'antica colpa, sia concessa la grazia della beata risurrezione con Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Benedicimi Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Giona. In quei giorni fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave,
si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartiene?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore, perché lo avevano loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercarono a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati». Io dicevo: «Sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro di me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venire meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idolo falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, gli adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore». E il Signore parlò al pesce, ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si era convertito dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando vi radunate insieme, il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto, e così uno ha fame, l'altro ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi, lodarvi? In questo non vi lodo. Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da Lui ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio, ci alziamo per l'ascolto del Vangelo. Benedicimi, Padre. Signore, sia sulla tua bocca, sul tuo cuore, perché tu possa annunciare degnamente il Santo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo. Gloria a te, Signore.
il primo giorno degli azimi. I discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda il traditore disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto, infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo.
ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora gli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salvi, Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada nel suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si compierebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade, bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condossero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei saceroti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, anzi, io vi dico. D'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo scaffeggiarono dicendo: fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non conosco, che cosa dici? Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo dicendo: non conosco quell'uomo. Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro. Infatti, il tuo accento ti tradisce. Allora egli incominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Il giovedì santo è il giorno dell'ultima cena, il giorno della mensa, dell'altare, del sacrificio di Gesù. È il momento in cui istituisce l'Eucaristia memoriale della sua passione d'amore. Ma il giovedì santo è anche la sera in cui Gesù si trova davanti alla sua morte con angoscia e timore. È l'ora in cui decide di donare la sua vita per amore, lavando i piedi ai discepoli, amandoli fino alla fine. Il giovedì santo è la notte del tradimento e del rinnegamento, dell'abbandono dei discepoli, delle false accuse dei tradizionalisti clericali e religiosi del tempo contro di lui. Tutto questo è giovedì santo. Tutto questo oggi celebriamo in questa cena Domini. E mi pare che il mistero che stasera celebriamo trovi quest'anno una geniale visualizzazione attorno ai tre luoghi eucaristici che abbiamo recentemente posizionato nel presbiterio: l'altare, questo ambone, la sede. Ed è proprio a partire da loro, di fronte alla straordinaria bellezza di queste sculture, che vorrei meditare con voi sul mistero della Pasqua, così come il giovedì santo ce la consegna. C'è una frase che potrebbe riassumere la scultura dell'altare: come in cielo, così in terra. La parte superiore del marmo, il cielo, come una tovaglia, sembra coprire la parte inferiore, la terra. L'incontro tra terra e cielo avviene nella croce. E la croce appare come una ferita che squarcia l'altare. È la piaga di Gesù abbandonato, attraverso la quale Dio e l'uomo si incontrano in maniera definitiva. È lo squarcio del velo del Tempio. Non esiste più nessuna separazione tra Dio e l'uomo. In Cristo crocifisso si rivela definitivamente chi è Dio e chi è l'uomo. La mensa, luogo del memoriale del sacrificio eucaristico, rivela il senso della morte di croce: una vita donata, un pane spezzato, un sangue versato. È questo che Gesù celebra nella sua ultima cena coi suoi. Celebrando l'Eucaristia, anche noi allora entriamo dentro questo squarcio dell'amore. Partecipiamo al sacrificio di Cristo. Ci viene svelato il suo volto e comprendiamo chi siamo: figli amati, fratelli e sorelle salvati. Questo mistero, che è il mistero della Pasqua, viene svelato nella proclamazione della parola, nelle scritture. Lo dice più volte nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi Gesù, ci viene spiegato ciò che si riferiva a lui. E nella parola annunciata si rende presente in mezzo a noi e dentro di noi Cristo stesso. Questo drappo che scende lungo l'ambone, coprendo questo luogo, richiama il telo del sepolcro, segno e annuncio della risurrezione.
È il compimento delle parole che sentiremo annunciare fra due giorni. Va ad annunciare a tutti che egli è vivo. Di fronte a questo annuncio ci siamo noi, raffigurati nella scultura della sede. Ci sentiamo avvolti, come quel manto che avvolge la sede, da un mistero più grande che si è preso cura di noi. Ci sentiamo come i discepoli in questa notte santa, che fuggono, tradiscono, rinnegano con le loro opere e parole il mistero dell'amore. Noi, inadeguati, eppure chiamati a renderlo visibile attraverso la nostra testimonianza e il nostro amore. Noi, con la nostra fragilità. E proprio per questo giunge a noi la parola: ti basta la mia grazia. Siamo cioè certi che l'amore di Dio è più grande ed è più forte dei nostri peccati. Anche due degli apostoli lo hanno tradito: Giuda per la brama di possedere per sé, Pietro per paura di perdere sé, per perdere la propria vita. Ma Gesù non si è fermato di fronte alla loro fragilità. Il drappo della sede, mentre ricorda questo fuggire dal Cristo, ci richiama anche i vestiti abbandonati da un ragazzino che scappò dalle guardie la sera dell'arresto di Gesù, che scappò dalla violenza del potere, e ci richiama gli abiti di Gesù denudato e condotto al Calvario. Lui che ha provato le nostre paure, le nostre angosce, ci dia la forza di seguirlo. Ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta nella debolezza. Concludo. I tre segni liturgici che sono stati recentemente posizionati sul nostro presbiterio, pur nella loro modernità, bene si sposano con la tradizione bicentenaria della nostra prepositurale, a testimonianza di una Chiesa che vive nel tempo una tradizione che non è mera ripetizione del passato, ma sua incarnazione nel presente. Ci aiutano a tradurre nel tempo, in piena armonia, il cuore e il centro della nostra fede. E il nostro sguardo, appena entriamo in questa chiesa, è attirato da questi luoghi. Contempliamo allora questa sera, in questo Giovedì Santo, attraverso questi meravigliosi segni liturgici, il mistero celebrato: la passione, la morte, la risurrezione di Cristo e la chiamata ad essere Suoi discepoli, guaritori feriti, annunciatori di un amore più grande di noi, un amore di cui questa sera ci sentiamo tutti profondamente avvolti.
Ci alziamo. Con fiducia rivolgiamo al Signore le nostre invocazioni, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Per la Chiesa, che si raduna intorno all'altare per celebrare il tuo sacrificio, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Per i sacerdoti che ogni giorno celebrano l'Eucaristia, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Per coloro che patiscono la sofferenza nel corpo e nello spirito, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli. Per noi che partecipiamo alla tua passione, perché la nostra fede trovi forza e capacità di affidarsi a te, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dona, o Padre di misericordia, a tutti i credenti la salvezza operata dalla passione redentrice, e infrangi per il tuo amore infinito i vincoli dell'antica condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della nostra fragilità umana, per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo un segno di pace. Signore Santo, Dio Onnipotente, ti sia gradito questo nostro sacrificio. Colui che te lo offre e insegna oggi ai discepoli a rinnovarlo come suo memoriale è lo stesso tuo Figlio, Gesù Cristo, che vive e regna con noi
nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il tuo unigenito Figlio, che possiede con te la natura divina, per cancellare le nostre colpe, si è fatto uomo. Venuto a liberarci, pur essendo il Signore, è venduto a sacrilego prezzo da un servo. E colui che giudica gli angeli è trascinato davanti al tribunale di un uomo. Così strappò dalla morte coloro cui aveva dato la vita. Per questo mistero d'amore, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, unico Dio col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della triplice lode. Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi elevati a tale dignità da poter presentare a te per l'efficacia dello Spirito Santo il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione, che ricordiamo con venerazione e con amore. E per istituire un sacrificio, quale sacramento di salvezza perenne, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. In questo giorno, alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo,
lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero, e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo, che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa Francesco e con il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata a libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, servaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria, con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio e tutti i santi. Per il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme la preghiera che ci rivela tutti i figli, fratelli, sorelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto di comunione, pane di vita nuova, numero 264.
Leggeremo il Salmo a cori alterni, il primo coro gli uomini con il celebrante e le donne con la voce guida. Ci alziamo. O Dio, vieni a salvarmi. Siano svergognati e confusi quanti attendono alla mia vita. Retrocedano, coperti di infamia, quanti godono della mia rovina. Se ne tornino indietro, pieni di vergogna, quelli che mi dicono: ti sta bene. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e bisognoso. Dio, affrettati verso di me. Tu sei il mio aiuto e mio liberatore. Signore, non tardare. Sediamo. Come avete visto, anche quest'anno è stato allestito in Trinità, per favorire maggiormente un clima di preghiera, l'altare della deposizione. Ringraziamo chi lo ha allestito, chi lo ha preparato. Questa sera rimarrà aperto fino alle 11 di sera. Domani venerdì santo alle 15, qui la celebrazione della morte del Signore. E alle 21, tempo permettendo, la Via Crucis, da San Protaso e Gervaso fino alla chiesa di San Carlo. Sul notiziario di domenica abbiamo pubblicato il percorso, lo trovate anche sul sito parrocchiale. Sabato, sempre qui, la veglia pasquale. E ora vorrei dare una notizia, non tanto per fare concorrenza a Kate Middleton, ma per condividere serenamente una nuova fase della mia vita. Mi è stato diagnosticato un tumore e sarò operato subito dopo Pasqua per l'asportazione di un rene. Questa notizia della mia malattia ci ricorda che tutti noi siamo fragili. Poca cosa è il nostro corpo, ma siamo preziosi agli occhi di chi ci vuole bene. E questo fatto mi rende vicino a chi tra voi vive situazioni simili o anche peggiori. Il mio confessore mi diceva che la croce non è la malattia, ma è dire sì a Cristo, aderire a Lui. A me è chiesto di continuare ad aderire a Lui attraverso la malattia. Per questo sono nella pace, anche se mi auguro settimana prossima di non essere nella pace eterna. Spero di essere presente già per la visita pastorale, ma immagino sarà un po' complicato. Pregate per me e siate sereni come lo sono io. Preghiamo.
Concedi, o Dio nostro, a noi che nella cena del tuo Figlio abbiamo partecipato al suo corpo e al suo sangue, di non essere coinvolti nelle tenebre dei discepoli infedeli, ma di riconoscere in Cristo il nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Adesso, per ogni famiglia, daremo un panino benedetto. L'invito è quello di portarlo a casa e di spezzarlo insieme in famiglia, in ricordo dell'ultima cena di Gesù. Ci metteremo in fila come per la comunione per riceverlo e poi si potrà andare in Trinità per il momento di adorazione personale. Il canto finale, hai dato un cibo, numero 162. Thank you.